Oggi nel mondo si muore principalmente per tre cause e tra queste non c'è il Covid: infarto, ictus e superbatteri. Nel 2050 questi batteri potrebbero essere la principale causa di morte al mondo. Batteri super resistenti, che in Italia oggi causano quasi la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere. Ma che cosa sono? In inglese vengono chiamati superbugs e sono dei microorganismi che diventano resistenti alle terapie con cui di norma vengono tenuti a bada. Avrete sentito parlare ad esempio della Candida auris, infezione che ha causato decessi anche in Italia. Un fungo che può colonizzare la cute, il cavo orofaringeo, il retto e altri siti corporei delle persone senza provocare sintomi. È anche per questo che si diffonde facilmente in ambiente ospedaliero. L'infezione si può trasmettere sia per contatto diretto con una persona infettata o colonizzata, ma anche per contatto indiretto con oggetti e apparecchiature in ambito ospedaliero, come ad esempio termometri o ecografi, ma anche con superfici contaminate della stanza dei pazienti. È difficile da eliminare perché è resistente agli antisettici comuni, ma questi superbatteri hanno dalla loro parte anche la capacità di resistere all'azione di uno o più farmaci antibiotici. Il batterio sopravvive, non si ferma e continua a moltiplicarsi. In Liguria ci hanno messo 2 anni per liberarsene, aveva spiegato alla scoperta dell'ingresso della Candida auris in ospedale il direttore di microbiologia dell'Angelo di Mestre. Tra antibiotico resistenza e diffusione nelle superfici, il risultato è che chi entra in un ospedale rischia, nel 10% dei casi, di contrarre un'infezione ospedaliera. Nel 2019 i batteri resistenti avrebbero contribuito a uccidere quasi 5 milioni di persone, saltando al terzo posto nella classifica delle principali cause di morte a livello globale, appena alle spalle di ictus e infarti. Si stima che nel 2050 potrebbero esserci fino a 10 milioni di morti all'anno per infezioni da germi resistenti, balzando così come prima causa di morte. L'Italia è oggi maglia nera a livello di antibiotico resistenza. Un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie riporta che quasi la metà dei morti europei per infezioni ospedaliere da batteri resistenti avviene in Italia. Quello che ci si dovrebbe aspettare, come spesso accade, è l'educazione della popolazione sui rischi dell'antibiotico resistenza e la formazione, anche del personale ospedaliero, all'uso consapevole degli antibiotici. In un'era segnata dai virus, la prossima potrebbe essere quella dei superbatteri.